abbracciarsi, qualche volta il contrastarsi, no? E quindi tutto questo, se non è possibile farlo, diventa una finzione e noi vogliamo la verità. O si fa il palio vero o niente, quello sanguigno, di popolo, per forza e per amore, detto alla senese. E così al momento tutto è sospeso. In ogni caso, al momento, una decisione è presa il 2 luglio e il 16 agosto. Non ci sarà il palio. Di traslare i due pali, quello di luglio al 22 d'agosto e quello di agosto a settembre, al 26 di settembre. Questo per darci la possibilità di vedere quali saranno le decisioni da parte del governo in ordine agli eventi pubblici, alle manifestazioni anche storiche, perché il palio senza il popolo in piazza non ha senso. Eh sì, perché il vero tema sono gli assembramenti. Un rituale e dei riti durante quattro giorni di palio che sono di popolo, dall'andare dietro al cavallo abbracciati o comunque alla stretti, cena, le cene, cenini, pranzi, anche i fronteggiamenti, voglio dire, sono un'espressione di difesa della propria cultura e dei propri valori per certi versi e di identità. Noi si dice anche che se si vince il palio e il drappellone è tutto bianco, non ce ne importa niente, perché veramente. Però secondo me manca veramente poi quell'abbraccio, perché è fondamentale. L'abbraccio, senti il calore, la passione di un contradaiolo, ecco. Buongiorno. Palio sì o palio no? Palio no. Io lo correrei anche di notte, però è la salute prima di tutto. Straordinario, come voglio. Come voglio. Quando si può si corre. Quando si può si corre. È commosso nel dire palio sì, no. Sì, sì, perché uno c'è. A settembre sarà difficile che ci sia una medicina specifica? Io credo sia difficile. Ma agosto vediamo se la situazione migliora, perché no. Le bandiere si mettono la mattina. Sì, almeno danno un po' di colore, se no siamo tutti con queste mascherine, tutti un po' di tristezza, quindi almeno colori, le contrade mettano un po' di allegria.